heaven, i'm in heaven, and my heart beats so that i can hardly speak, and i seem to find the happiness i seek when we're all together dancing cheek to cheek. Heaven. I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak. When we're out together, dancing cheek to cheek. tornati a ricette per vivere bene oggi siamo a Milano e abbiamo l'onore e il piacere di registrare alla Gioia Academy insieme al sous chef Davide Larise giusto <ride> ti ho detto giusto, ero un po' preoccupata prima de dell'inizio questo cognome è che tutti sbagliano esatto, è vero? Esatto. allora Davide Larise dicevo sous chef al ristorante Gioia che eh, è legato al, alla Gioia Academy dove siamo ora, dove si tengono dei corsi di cuisine eh, macrobiotica piuttosto che vegetariana insomma tanti c'è una serie tanti... di argomenti vari Sì e oggi questa puntata è dedicata alla zucca giusto esatto. in pieno, siamo in pieno clima autunnale una verdura decisamente di questa stagione e per cui prima di dilungarci in chiacchiere ti direi di spiegare al nostro pubblico che cosa preparerai esatto. allora oggi farò un, un risotto che è in carta al ristorante gioia ed è un risotto che è eh, composto da un riso che noi compriamo da un'azienda eh, biologica qua vicino, fuori Milano. E verrà mantecato con una manteca di zucca, con una crema di zucca, quindi con un po' di succo di limone e una Bruno di zenzero e un pochino di dolcificante che in questo caso è l'agave. Verrà mantecato con questi ingredienti qui, quindi è un risotto vegano, solamente vegano. E poi verranno saltate a parte delle verdure, che in questo caso sono sempre dei cubi di zucca, che riprendono un po' l'ingrediente diciamo, principale di questo riso, e dei funghi con un po' di prezzemolo. E poi il riso verrà completato con una, un formaggio eh, vegetale vegano di mandorla che verrà eh, sparso sopra, con, accompagnato poi da un burro eh, vegano di eh, tartufo. Benissimo, insomma, mi è già venuta la colina in bocca, quindi direi che possiamo sì. procedere. Allora, come, a cucinare. come per i risotti si inizia sempre con una padella eh, leggermente calda e si inserisce il riso. Una cosa che non ho detto all'inizio, ma molti sicuramente lo sanno, anzi direi la, la maggioranza, è che il ristorante Gioia è l'unico ristorante italiano stellato, vegetariano, di, anzi non solo italiano, ma proprio di tutta Europa, vero Davide? Sì. Eh, sì, il ristorante ha una stella da parecchi anni, è, è da 26 anni che è aperto e la stella è dal 96 che c'è in questo ristorante, quindi è da parecchio tempo che la, la guida Michelin ha, ha dato questo riconoscimento a questo ristorante. Il suo fondatore eh, è molto conosciuto, è Pietro Lehmann. Esatto. E Tu sei qua da quanti anni, Davide? Adesso sono... So circa che sei sono stato, sì, sei sono andato, stato dopo sei Sì, sono circa più di due anni e mezzo, quindi stiamo andando verso il terzo anno. No. Ok, <ride> bene. Allora, come, come vi dicevo, ho iniziato a tostare il riso, che è una delle cose fondamentali per eh, la preparazione di un risotto. La tostatura del riso serve a rendere una. A tostare, quindi il chicco e permettere che nella cottura il chicco non si sfaldi ma rimanga, eh, mantenga la sua forma. Mm -hmm. Quindi con una temperatura piuttosto, con una fiamma piuttosto viva, metto un po' di olio e un po' di sale all'inizio cottura, l'olio serve per ehm, far eh, tostare meglio tutto il riso, e, e poi lo sfumo, quando il, ri il riso è abbastanza caldo, toccandolo con le dita si riesce a capire se è caldo, lo sfumo con un po' di vino. Ah, con un po' di vino questo? Sì, eh. questo mm -hmm. è vino bianco. Sfumandolo poi col vino bianco non si dovrebbe mescolare molto il riso in modo tale da non perdere gli elementi aromatici, sfumato il riso evaporato tutto aggiungo il brodo. In questo caso noi non usiamo il brodo ma usiamo un'acqua perché la nostra manteca è bella ricca e quindi non utilizziamo dei brodi aromatizzati ma utilizziamo solo, eh, solo unicamente acqua. Calda. Quindi, essendo una, una ricetta, questa ricetta è vegetariana o anche vegana, no? Questa è vegana. È vegana. Sì, Quindi, è per mantecare, vegano. cosa usi? Anziché nella ricetta tradizionale del risotto, si usa il burro, no? Esatto. Invece, per ottenere una salsa, una, un riso cremoso, utilizziamo una crema di zucchero. Una crema di zucchero. E questa esatto. cosa avevi detto che è.? Questa invece è, è una, uno zenzero tagliato a pezzettini fini fini, che si chiama eh, Gergo Cucina Bruno. E eh, infatti, <ride> ecco, la vediamo, la mostriamo anche alle telecamere. Matruoisa giusto? Dico esatto. ecco, bene. Ecco, come avete intuito qui siamo a livelli giustamente molto alti, stiamo parlando con eh, un sous chef del eh, del Gioia ristorante che dicevamo ristorante stellato. Tu come sei diventato chef Davide? Ma attraverso un percorso di, di anni che come tutti i cuochi eh, bene o male ci sono delle, una, gavetta da fare, cioè una gavetta da fare io ho iniziato studiando all'Alma a Parma che è la scuola di, dove Marchesi è il rettore certo, dove anche lo chef Lehmann ha lavorato anni e anni addietro e mi sono formato lì e poi ho iniziato a girare un po' l'Italia in vari ristoranti e, avendo cambiato alimentazione circa quattro anni e mezzo fa, circa 5 anni, 4 e mezzo anni fa, e diventando vegetariano ho deciso di scegliere un, un ristorante dove imparare le tecniche della, della cucina vegetariana nel modo, nel modo migliore. Quindi questo ristorante penso sia fosse stato eh, era la scelta migliore, quindi sono andato in questa direzione qui, ok. Quindi a questo punto eh, l'acqua la deve aggiungere poco alla volta. Sì, adesso ho aggiunto per... un po' di acqua in modo tale che eh, il riso continui a cuocere. Di tanto in tanto aggiungerò un po' di acqua e adesso ho messo anche il timer in modo tale da gestirmi la cottura e avere le tempistiche giuste. Nel frattempo, mentre aspetto la, la cottura della, del riso, posso... Cuocere la, i cubetti di zucca. Questa è già cotta, no? Sì, è pre già precedentemente cotta, però magari la fai volevo la giusto sal la sì, saltare finire di saltare in padella. Anche qui è ehm, la padella deve essere sempre calda, poi aggiungo sempre un filo di olio. E poi vado a saltare la zucca. In questo modo non devo mettere l'olio all'inizio della cottura, ma scaldo la padella. Metto l'olio in modo tale da non eh, bruciare l'olio, che oh. non, si, non superiamo quindi il punto di fumo e non andiamo poi a mangiare, a sviluppare delle sostanze tossiche. Eh sì, perché comunque mangiare eh, vegetali, che è ovviamente consigliato per tutti, non vuol dire mangiare sano, eh? se non si hanno certi accorgimenti no, come quello che sai. ci hai appena spiegato tu ora. E quindi tu fin da giovanissimo sapevi che avresti fatto lo chef? Eh? Ma eh, da giovanissimo no, infatti io ho cambiato strada a un certo punto della mia vita. Perché mi piaceva comunque la cucina. Eh, prima facevo il mosaicista, quindi facevo mosaici, ah. eh, e quindi dopo ho cambiato strada. Volevo, avevo sempre quell'intenzione quell di. Eh, mi piaceva sempre cucinare. E quindi ho intrapreso quella strada lì. Diciamo che già col precedente lavoro c'era un'attenzione al bello, no? Da parte Beh tua sì, è, è una, una fase, una forma artistica anche, è una forma artistica al mosaico, quindi c'è anche la cucina, quindi c'è una cosa certo. che e poi la cucina anche presentata come viene presentato qui da voi, Nel no? esatto. Ristorante Stellato. Benissimo, allora intravedo che è arrivata qui alla Gioia Academy Marzia Riva, giusto? Me lo confermi Davide? Eh, sì. <ride> Marzia viene a salutare! <ride> La nostra amica che ha già cucinato per noi, ciao. Ciao, bentrovata. <ride> Grazie. E, tra l'altro da poco anche tu fai parte dello staff della Joy Academy, giusto? Sì, con molto... Come proprio... avevi cucinato per noi era un progetto, oggi è una realtà, giusto? Esatto, sì. i sogni sono, si sono realizzati e sono, ho continuato a frequentare la Joy Academy finché non sono riusciti più a eliminarmi, <ride> mi hanno dovuto tenere per forza. <ride> Tra l'altro ehm, ti avevo fatto i complimenti quando avevi cucinato per noi anche proprio per l'aspetto dei tuoi piatti che erano molto belli e tu mi avevi raccontato che avevi imparato qui alla Gioia Casa. Assolutamente, sicuramente una delle fondamentali... Prerogative di questa scuola che ha alle spalle proprio un ristorante stellato è avere la possibilità di studiare con degli chef di alto livello che ti insegnano non solo le tecniche di cucina ma anche la parte di impiattamento ed estetica e poi con la, la propria creatività e il proprio interesse e lo studio si riesce poi ad applicare quello che impari alla Joy Academy. Volevo anche ricordare che tu hai un blog, che è la taverna degli Arna, dove si possono un po' sbirciare le tue ricette e i tuoi consigli. Sì, esatto. Io continuo a mantenere il blog perché comunque mi piace continuare a definirmi una food blogger. E... Faccio, continuo a fare i corsi di cucina e sono sempre molto onorata di, di farli qua. Non dorme mai praticamente. praticamente. <ride> sì, perché oltretutto è anche un, un altro lavoro, giusto? Esatto. <ride> Poi è mamma. Eh. Eh, infatti, che quello direi che non è da, eh, eh, no. da sottovalutare, anzi beh, lo sanno tutti che il lavoro della mamma si chiama appunto lavoro, no? perché oh, anche quello è molto impegnativo, di un, un bel bambino, ma avevi raccontato. Bene, Marta, come vuoi tu, se vuoi stare qua con noi. Se... Ti faccio mescolare... Due <ride> <ride> andiamo poi, avanti con la ricetta sì, eh, possiamo, possiamo anche parlare un attimo di questo ingrediente che sì. è particolare che è una, eh, un formaggio di mandorla quindi noi otteniamo la, un formaggio di mandorla dalla cagliando il latte di mandorla quindi eh, mettiamo di solito a bollore eh, una parte di, di latte di mandorla Raggiunto il bollore, togliamo dal fuoco e cagliamo proprio con il succo di limone. Uh -huh. Lasciamo riposare il limone, fa coagulare le proteine della mandorla e mettiamo a scolare tutto questo latte cagliato in un torcione dentro uno chinois. E ci, ci vuole un po' di tempo, bisogna mettere dei, dei pesi sopra in modo tale che venga pressato e venga eh, fatto uscire tutto il siero in eccesso. E poi questa parte che è rimasta nel torcione viene frullata e poi viene. Mh, Diciamo, legata e mh, vengono aggiunti dei sapori per caratterizzarla. E in questo caso venne, otteniamo una salsa abbastanza mh, liquida, una crema, che andremo poi a eh, mettere sopra il nostro risotto. Nella, eh, sopra il nostro risotto verranno anche messi, delle, come vi dicevo, i cubi di zucca, i funghi e anche la zizzania acquatica, che è una, un falso cereale di origine americana. Che viene fritto in, in olio bollente e quindi gonfia, si spacca, diventa croccante, e questo verrà inserito nella, nel nostro pentolino a parte. Viene servito in ristorante in un pentolino di rame a parte con eh, funghi, zucca e la zizzania. Ah, quindi insomma avete anche questi ingredienti molto ricercati. Sì, che diciamo che non non si la si cucina vegetariana è, è, è bella, è, è positiva secondo me perché. Fa in modo che ci sia una, sempre una ricerca di, per um, avere e, e manipolare nuovi ingredienti. Quindi mm -hmm. è sempre una ricerca, uno studio particolare. Non abbiamo quindi una carne, un pesce che diciamo sono le basi dei piatti delle, di una cucina onnivora, ma ci ricerchiamo anche varie alternative come diversi cereali o diversi tipi di ortaggi, c'è cioè comunque una, una ricerca di fondo. Una ricerca che poi anche ovviamente ehm, si ritrova nella scuola perché sono tante le persone che vengono a imparare proprio da voi anche in virtù di questa cosa che ci hai appena spiegato. Esatto. Tu all'interno della scuola che cosa insegni? Allora diciamo noi siamo quattro insegnanti adesso ehm, che facciamo parte anche della Brigata del Gioia e eh, a turno veniamo a, ad insegnare a fare dei corsi alla scuola è normale che in base agli impegni che abbiamo in ristorante eh, anche, ci torniamo anche a scuola quindi eh, tutti siamo in grado di, di fare tutte le lezioni di insegnare a tutti, in va tutti i vari temi e io di solito faccio un po più pasticceria visto che ultimamente avevo fatto un periodo più lungo in pasticceria quindi le lezioni di pasticceria sono le tratto più io e, e, e comunque c'è un'alternanza un di insegnanti e ed insegnamenti quindi e di varie tipologie di insegnamento, perché alla fine essendo in 3-4 persone ad insegnare ai corsi, la, la, le persone hanno la possibilità, i corsisti hanno la possibilità anche di... Ehm, avere a che fare con più tecniche di insegnamento, quindi anche questo è bello. Certo, e quindi insomma corsi di ehm, pasticceria ve vegetariana e vegana, vegetariana che e tra l'altro sono importanti sia per chi ha fatto una scelta di vita sia per le tante persone che eh, dovrebbero limitare il consumo di certi alimenti, come il burro, no? che nella pasticceria esatto. è molto diffuso o sapere come rendere i dolci più sani attraverso l'uso di dolcificanti come il malto al posto dello zucchero esatto, eccetera. esatto e poi qui ci sono anche corsi più tematici rispetto non so alla macrobiotica giusto? esatto sì ci sono va vari temi che sicuramente anche Marzia può, può dare delle, allora, Marcia, delle informazioni allora Marzia torna qua, <ride> e tu sei andata là nell'angolino <ride> um, tu che corso fai? Allora, io mi occupo eh, tra i docenti che si alternano per quelle che sono le proposte amatoriali, chiamiamole così, sono i corsi monotematici che facciamo su base giornaliera e che propongono diverse tematiche più tecniche come può essere per esempio la pasta ripieno, imparare a fare il tofu, eh, i fermentati, eh, a cui affianchiamo dei percorsi che quest'anno abbiamo voluto allargare sia alla cucina del mondo perché lo riteniamo una, um, un percorso interessante poter vedere come nelle altre cucine come nelle altre cult culture eh, vadano a interpretare la cucina vegetariana e vegana e poi proprio perché eh, il Gioia eh, comprende tante realtà, Davide arriva dal Friuli Sauro Ricci arriva dalla Toscana Jacopo Ticchi dall'Emilia e così via abbiamo pensato di fare un percorso anche all'interno delle regioni italiane e quindi eh, ciascuno dei chef propone la, la propria regione in versione gourmet e vegana. In questo caso anch'io partecipo perché io faccio da portandiera della Lombardia, esatto. Proprio, e tu giochi esatto. in casa. Esatto, io gioco in casa e forse ho scelto anche la, la regione più difficile da interpretare nella versione vegana. Eh, eh, vero. Cioè, è vero bel, il fiore all'occhiello della nostra scuola sono i corsi professionalizzanti che era quello di cui parlava Davide e sono quelli che vengono tenuti dagli chef del Gioia e che invece fanno sì che le persone possano apprendere un vero e proprio percorso for di formazione professionalizzante e eh, lì invece si parte dalla base della tecnica fino poi a sviluppare tutte eh, quelle che sono le capacità in cucina per potersi magari mettersi in gioco anche in una realtà ristorativa, quindi farlo diventare un vero e proprio lavoro. Eh, non volendo fermarci mai abbiamo poi creato degli altri percorsi che vogliono essere comunque di formazione, come dicevi tu, della macrobiotica, per, per cui c'è questo percorso che si sviluppa in cinque mh, lezioni, così come quello di nutrizione, perché è eh, un punto di attenzione è anche quello rivolto all'alimentazione. La nostra scuola non vuole essere solo un focus sulla cucina fino a se stessa, ma vuole essere un punto di divulgazione a 360 gradi in quelle che sono le tematiche legate alla cultura vegetariana, quindi è anche importante vederlo dal punto di vista alimentare. Abbiamo poi un percorso dedicato tutto alla pasticceria, perché alla fine siamo un popolo di golosi, quindi i corsi di pasticceria interessano sempre tanto e la pasticceria vegana forse... È difficile da interpretare, quindi vogliamo dare il nostro contributo e poi non, non mancano le degustazioni dei vini e tutto il percorso dedicato a questo fantastico mondo che comunque fa parte del ristorante. Benissimo, grazie. A questo punto torniamo alla nostra ricetta: il riso è arrivato a cottura, e adesso passo alla manteca. Quindi, come vi dicevo, abbiamo la nostra crema di zucca. Poi aggiungiamo anche... Una crema di sola zucca? Cioè sì, è una zucca stufata mm -hmm. e che viene poi eh, o stufata oppure si può anche cuocere in forno a, a, con una lunga cottura e, e, vengono, e vengono poi, viene poi frullata e si ottiene proprio questa crema di, di zucca. Ho aggiunto anche del succo di limone per dare un'acidità in più alla preparazione perché è molto importante. Eh, una, dare un'aggiunta, un, una, un tocco, una nota acida alle preparazioni e poi diamo anche una nota di freschezza con la Bruno As di zenzero. Mescoliamo il tutto. Quindi, questa operazione quando il riso è arrivato a cottura. Quando giusto? il riso è arrivato a cottura, invece di mettere, nella, come nella, nella tradizione, il, il burro. Noi aggiungiamo questi, questi ingredienti qui. E aggiungiamo curioso, la zucca che già è dolce, aggiungere l'agave che è un dolcificante. Un minimo di dolcezza perché cioè, lo chef vuole questo contrasto ah. fra acido e dolce. Quindi andiamo a mantecare, otteniamo un riso di un colore arancione, delicato, e deve avere una consistenza proprio come, eh, come un risotto classico, quindi una, un riso cremoso all'onda. All'onda. Esatto, quindi al limite... Se ci occorre uniamo un po' di. Scusa, visto che sono ricette anche salutiste, ovviamente queste, no? per tante le, le tante ragioni che spiegavamo. Il riso che è usato non è un riso integrale, quindi. Questo eh, è un semi integrale. Un semi integrale, sì. ecco. Perché mm -hmm. comunque per ottenere un risotto, una cottura risottata, usare un riso integrale eh, rende un po' difficile la preparazione perché non rilascia, fa fatica a rilasciare un po' di amido, che è quello che. Eh, crea anche questa, questa crema che facilita l'emulsione e il risottatura. Insomma, perché il riso semi integrale, comunque è una scelta sicuramente più sì, Diciamo che no? sì, eh, diamo un minimo comunque di integralità utilizzando un semi integrale che non è proprio raffinato al 100%, non è neanche un riso integrale che con la cottura tende a scoppiare, eh, a gonfiare un po' e non, e non riesce a mantenere molto. e Quindi il riso integrale, perché preparazioni lo consigli? Il riso Perché integrale può essere cotto... dentro una zuppa. Sì, può essere messo all'interno di una zuppa oppure per fare delle insalate di riso integrale. Mm -hmm. Si può anche risottare, non sarà una, un risotto proprio classico, cremoso, come siamo abituati a mangiare, ma sarà un po' più sgranato e un po' diverso come consistenza e come risultato finale. Benissimo, a questo punto la ricetta è quasi terminata. Sì. Quindi adesso gli altri ingredienti sì, io adesso potrei impiattare uh -huh. e quindi andiamo a eh, scaldare, come vi dicevo, i nostri funghi. Li passiamo in padella, sempre con un pizzico, un filo di olio, giusto leggero. E andiamo ad aggiungere i funghi. Le ripeti questi funghi, che funghi sono? Questi sono il um, finferli, uh -huh. che è un tipo di fungo che eh, usiamo spesso al gioi. Sono abbastanza carnosi, hanno un, un sapore particolare, proprio a me ricordano soprattutto l'odore anche del, del sottobosco quando si va a raccogliere, perché hanno un aroma particolare. Quindi saltiamo i funghi e poi aggiungiamo i nostri cubetti di zucca. Questi vengono saltati in padella, viene fatto prendere calore e poi vengono serviti nella ciotolina di rame che avevamo che vi avevo detto prima. Questi vengono serviti a parte, Quindi andiamo a metterli nella, nella nostra ciotolina. Quindi la ciotolina, la ciotolina di rame è solo un fatto estetico per sì, un fatto estetico, il piatto, ma anche per, per tenerlo anche caldo per tenere caldo, e dopo viene, viene anche servito in sala e quindi ha anche un aspetto di bellezza, mm. e di, e, e, in modo tale che il cameriere possa servire questa, parte, questa preparazione a parte, e quindi c'è anche un servizio in sala che è gradevole ed è bello da vedere. Quindi, poi, come vi dicevo, questo riso è servito con questi funghi e eh, questa zucca assieme alla nostra zizzania acquatica che è stata fritta e quindi è croccante, fritta e salata. Quindi viene inserita sopra alle due verdure saltate in modo tale che non diventi umida. E poi abbiamo a parte, viene servito anche un ciotolino con del burro vegano, sempre, quindi è stato. Eh, è stata fatta un'emulsione fra mh, vari grassi non di origine animale e ci, con del burro tritato all'interno quindi ci permette di eh, ottenere un burro quindi una consistenza cremosa molto simile al burro tradizionale ed è aromatizzato al tartufo come puoi mm, sentire profumo. e quindi viene servito in sala vengono serviti questi due contenitori e poi il piatto finale intanto io faccio vedere il condimento, diciamo così, che a base di zucca e di questo cereale di cui ci parlavi. Ripeti il nome, Davide? La zizzania acquatica. Zizzagna acquatica. E poi andiamo a finire il piatto con questa crema coulis di zucca che viene io intanto ho assaggiato la zizzagna acquatica, eh, assomiglia al mais, al popcorn, <ride> condividi <ride> con o è un gusto... La consistenza mio. ricorda perché comunque croccante e quindi ha... Buono! Quindi andiamo a mettere questo, questo coulis sul bordo del piatto e poi con l'aiuto del cucchiaio otteniamo un cerchio preciso di questa salsa. Che bello! Con quindi un cucchiaio, semplicemente, guardate sì. che bella decorazione. Col eh? cucchiaio abbiamo, siamo stati proprio con la punta del cucchiaio vicini al bordo del patto e facendo ruotare il cucchiaio assieme al piatto, sì. abbiamo ottenuto questa. Quindi una cosa che si può ripetere anche a casa, senza sì, grandi sì. strumenti. no? Basta un piatto, un cucchiaio e un po' di crema. Esatto. Ok, il nostro riso è pronto, adesso andiamo a servirlo. Allora lanciamo la pubblicità e finiamo l'impiattamento subito dopo. Sei d'accordo? Ci vediamo tra pochissimo. When we're all together dancing cheek to cheek. When we're all together dancing cheek to cheek. Eccoci, ci siamo lasciati eh, qui nella cucina della Gioia Academy con Davide Larise. No, stavolta ho sbagliato. No, no, <ride> va bene, questo tuo cognome, insomma, è molto bello, ma eh, lo sbagliano tutti, sì, quindi sì, mi consolo, tutti giusto, tutti. va bene. E eh, abbiamo preparato un risotto con esatto. la zucca e adesso è arrivato il momento dell'impiattamento. Ok, quindi abbiamo mantecato il riso, come vi abbiamo fatto vedere prima, e adesso vado a servire il riso. Metto 2-3 cucchiaiate al centro del piatto e poi vado a stenderlo allargandolo leggermente con le mani e poi dando dei colpetti col palmo della mano sotto il piatto. Questo mi permette di avere una forma eh, regolare. Sì. Poi il, il riso viene servito con un, questa crema di mandorle sopra. E poi, come vi dicevo, in sala il, il piatto viene presentato al commensale così e il cameriere serve la dadolata di zucca, funghi e la zizzania acquatica sopra il riso. Beh, che dire, insomma, un capolavoro, assolutamente. E di poi, bontà, senza dubbio, e anche di bellezza. E poi c'è il nostro il burro. burro vegano col tartufo. Che può venire servito al centro con una piccola cannellina. Bellissimo, bellissimo, sicuramente ben, buonissimo. Anche poi sicuramente l'assaggerò. Adesso andiamo avanti con la nostra puntata. Come Forse avrete notato durante la pausa pubblicitaria sono, sta sono comparsi nuovi ingredienti <ride> perché la puntata di oggi è una puntata dedicata alla zucca e eh, la zucca di Halloween, eh, anche in questi giorni, ricorre in questi giorni. E eh, tu, eh, Davide, ci prepari anche un, eh, dolce. un dolce. Un dolce, Anche questo è in carta al Gioia in questo menù autunnale. Ed è un dolce caratterizzato da, eh, dalla zucca, come, come dicevi giustamente tu. E, si presenta, ci sono vari elementi anche in questo dolce. Abbiamo un pan di spagna alla carruba, quindi anche questo pan di spagna è, è, è vegano, quindi non, ha una presenza, non ci sono latticini all'interno. Anche questo è un dolce totalmente vegano. Poi abbiamo vari eh, ingredienti, c'è della rosa canina che viene fatta bollire, poi viene privata dei semi all'interno. All e poi eh, vengono mantenuti solo i petali, diciamo, di queste, di queste bacche, le parti esterne. Poi abbiamo una polpa di caco, questo frutto che troviamo adesso numeroso in molti alberi. Abbiamo l'uva, quindi sono tutte tutta frutta di stagione. Abbiamo delle cime poi di decoro come la menta e l'aneto. Una salsa al riso, sempre aromatizzata con un po' di, di agrumi e abbiamo un'acqua di, di, ar di arancio e una polvere d'oro che chiuderà un po' il piatto. Questo pan di spagna è la nostra crema di zucca che eh, vi spiegherò poi come ottenerla. Oh, ma hai parlato di polvere d'oro? Esatto, non Mi incuriosisce esatto. molto, quindi si usa anche, anche, anche nel, i, In alcuni piatti c'è questo oro alimentare che è in polvere oppure può essere, in, trovato, può essere venduto e utilizzato in fogli. E quindi c'è. Ricavato da? Dall oro, è proprio oro questo. Ah. Sì. Allora, ritornando al nostro piatto, io dal pan di Spagna di Carrube devo ricavare un disco preciso e regolare. Quindi utilizzo un, uh, un ring, questi si chiamano dei, un ring di acciaio, un coppa di acciaio, che mi permette di ottenere una forma circolare perfetta. Da qui passo con. Uh, l'aiuto del coltello, ottengo più strati di pan di Spagna. Davide, questo è un piatto che all'interno del menù del Gioia, del ristorante esatto, Gioia. Esatto. Come si chiama il menù, Te lo ricordi? Questo si chiama Ricomincio da tre. E quindi anche qui c'è una filosofia sui titoli dei piatti che eh, è, una, è proprio un concetto che lo chef, a cui lo chef tiene molto perché ogni piatto ha anche una storia, quindi un titolo particolare. Quindi adesso. E questo pan di spagna qui verrà eh, bagnato con una bagna, con, una, con un liquido quindi, ottenuto da un malto, il malto quindi un dolcificante, non, eh, un dolcificante che è ottenuto da una fermentazione di un cereale, quindi non è, non è dannoso per la salute, e, eh, e poi viene questo malto allungato con dell'acqua E poi viene caratterizzato con un succo di zenzero. Quindi il succo di zenzero si ottiene semplicemente grattugiando, scusa, passo avanti, grattugiando lo zenzero. Ah, e poi si può spremere così? Esatto, le mani, dopo lo, lo strizziamo, ci cioè, aiutiamo con un pezzettino di carta o con uno straccio. E eh, tritiamo quindi il, lo zenzero. E poi aiutandoci, aiutandoci con lo straccio o con questi pezzettini di, di scottes qui otteniamo il nostro succo. Eh, una curiosità per quanto riguarda um, la tua um, esperienza di vita, oltre che quella lavorativa. Tu sei vegetariano da circa 4 anni, giusto? mi dicevi? 4 anni e mezzo, sì. Ecco, sì. lo chiedo quasi sempre agli eh, chef che cucinano per me. Eh, hai avuto dei benefici da questo cambio di dieta a livello di salute oppure sul salato? Sicuramente, un sicuramente mi, sento, mi sento meglio, quello sicuro. Quindi non più energico? Eh, ma sicuramente sto bene, sto bene fisicamente, mi sento soprattutto, io faccio sempre l'esempio del, del pranzo di Natale, quando mm. mangiavo carne e pesce, eh, mangiavo al pranzo di Natale, quindi si mangia sempre, si tende ad abbondare, no? Sì. Eh, quando mangiavo eh, carne e pesce arrivavo a fine pasto che ero proprio pienissimo la sera non, non avevo sicuramente fame invece adesso mangiando in modo vegetariano quindi riesco a fare il pranzo di Natale la sera anche avere un po' di fame per poter eh, cenare anche quindi a livello di pesantezza sicuramente di leggerezza sicuramente il menù vegetariano è più leggero e più, più sano di, una, di un menù con carne e pesce. E vabbè, non ti voglio poi rubare troppo tempo alla ricetta. Eventualmente dimmi se, se devi spiegare qualcosa adesso, sì. se no, ovviamente ho altre mille domande <ride> da fare. No, volevo solo dire sì? su questa bagna qui, dopo risponderò volentieri alle tue domande. La bagna quindi si ottiene un liquido eh, abbastanza denso che servirà poi per andare a, a umidire, inumidire un po' il, il pan di spagna. Quindi è acqua, malto e succo di zenzero. Bene. Allora ti volevo chiedere dei tuoi viaggi perché sì. so che anche legati poi al tuo lavoro hai seguito dei corsi all'estero in sì, Brasile. Sì, Ultimamente in agosto sono andato in Brasile a San Paolo tramite un contatto di, con una persona che era venuta a fare due o giorni, a stare con noi due o tre giorni in ristorante. E lei è una cuoca brasiliana che anche lei fa cucina vegetariana vegana e quindi dal, io sono un po' appassionato al Brasile perché sono stato dieci anni fa, ero stato dieci anni fa in vacanza e dopo questa vacanza mi è, mi è rimasta un po' la, persio, la passione del, per il Brasile, per la musica brasiliana e appena c'è stata una, una mezza idea di poter fare dei corsi, organizzare dei corsi in Brasile ho subito detto volentierissimo <ride> e, e quindi lei e un altro ragazzo, hanno organizzato questi, questo evento e dove io ho insegnato per ho, insegnato quattro, ho, fatto quattro corsi, ho tenuto quattro corsi di cucina vegetariana, vegana ed è stata proprio un'esperienza bella, importante perché sono stati molto ospitali. I corsi sono andati benissimo. E, e quindi è stata una bella un, esperienza. Sì, proprio sì. Ok, allora a questo punto, Davide, saresti pronto per impiattare? Sì, possiamo impiattare, quindi abbiamo questo piatto particolare che è molto piccolo e svasato. Mm -hmm. Ha un nome anche se una specie di fondina, Sì, insomma. è una fondina, sì, mm -hmm. particolare. Quindi andiamo a inserire il nostro pan di Spagna sul fondo del, del piatto. E poi come vi dicevo, con la nostra bagna andiamo a bagnare il pan di Spagna. Questa bagna dona un po' di caratterizza un po' il pan di Spagna, quindi la nota la zenzero dà una nota piccante, quindi sgrassante, quindi è molto importante per questo tipo di dolce. È una, un pan di spagna che verrà nascosto dalla nostra crema e quindi il, il cliente potrà col cucchiaio scoprire tutte le cose che ci sono sotto. Con le, questo pan di spagna verrà poi, con, con pan di spagna verrà servito anche una polpa di caco che ho ottenuta semplicemente privando il caco della, della buccia. E poi inseriamo gli altri elementi. Quindi abbiamo i nostri acini di uva che vengono tagliati eh, nel verso longitudinale, quindi otteniamo due, mezzi, eh, due, due mezze fettine, le priviamo comunque dei semi perché è importante in uh, un certo tipo di ristorante certo, non avere. Darebbe il fastidio. Esatto. No? E poi aggiungiamo anche i nostri frutti di rosa canina, le nostre bacche di rosa, di rosa canina private dei semi, sbollentate e fatte eh, macerare in, una, in uno sciroppo. Questi tre elementi vengono poi nascosti dalla nostra crema di zucca. Questa è una crema di zucca che è ottenuta con eh, due elementi, la mela e la zucca. La zucca viene fatta cuocere in forno, quindi viene pulita la zucca, rimane solo la buccia, i semi vengono privati, vengono privati dai semi e viene fatta cuocere a testa in su in forno finché la polpa è tenera. Viene privata della buccia e manteniamo solo la polpa. La polpa viene frullata assieme a una mela fatta cuocere in padella molto in modo tale da intensificare lo zucchero presente nella mela. Quindi non ho capito, la zucca viene messa in forno praticamente intera? Non va viene tagliata a metà privata del, dei semi all'interno okay. e poi viene cotta con la buccia all'esterno. Viene cotta in modo delicato finché la polpa è pronta. Viene poi eh, privata della buccia quando è pronta e si, ottiene, e si mantiene, si conserva solo la, la parte interna, la polpa. La polpa viene poi frullata insieme a una base mela. Quindi della mela cotta con un succo di limone per molto tempo in modo tale che si riduca e concentri la, il suo dol la sua dolcezza. Viene frullata quindi con la zucca, mela e viene eh, caratterizzata con della vaniglia, della hm, polpa di vaniglia e delle bucce di limone e di arancio. Queste rendono questa preparazione più gradevole, più mh, un po' più particolare, non mm. basica e stucchevole. Non è un piatto, esatto. ma molto, molto esatto. vario. Tutto freddo ovviamente, servito freddo. Questo qua viene servito a freddo, quindi viene frullato tutto, viene fatto raffreddare e viene caratterizzata poi con, queste, con questi ingredienti. Viene versata sopra i nostri, il nostro pan di spagna, il nostro cacco e la nostra uva. Mortale da è una coprire, sorpresa, è un dolce a sorpresa. Sì. Copre un po' tutto e poi si completa il piatto andando a eh, inserire altri elementi sopra la crema. Abbiamo ancora l'uva che riprende l'uva che c'è sotto la crema, dà sia colore che freschezza e gusto alla preparazione. È un po' di, di croccantezza no? un po di croccantezza brava e poi abbiamo le nostre cimette di. Di erbe fresche che danno anche qui colore, ma anche una nota di, di gusto particolare. E quindi otteniamo questo, questo disegno, questo particolare. Un'altra un nota di, di gusto, e di, mm, e di colore viene data da questa salsa col riso viene fatto un, praticamente un latte di riso uh -huh. frullando il riso a crudo con, con dell'acqua dopo averlo frullato viene filtrato serve un estrattore? no basta un, un, un frullatore, frullatore potente lo, sì. no. otteniamo un, rat, un latte che viene filtrato con un colino fine in modo tale da evitare che rimangano delle, delle particolari fibre che diano poi fastidio e viene fatto cuocere sempre aromatizzando anche questo riso con degli agrumi, della polvere di, di vaniglia e dopo aver ottenuto questo, questo riso e viene fatto bollire leggermente e con l'amido presente nel riso praticamente otteniamo già una crema. Da questo latte otteniamo una crema densa e questa crema la usiamo per metterla in alcuni Come punti. Come ultima guarnizione esatto. insomma. Adesso esce un attimo. Ecco. Quindi molti piatti, beh, tutti direi sono vostre invenzioni. Sì, giusto? diciamo che sono il bello del gioia è che i piatti vengono decisi non solo dallo chef, ma anche da, da noi ragazzi. Quindi c'è una collaborazione fra i ragazzi e lo chef. Quando decidiamo il menù, solitamente è sempre un mese prima del cambio di menù, ci sono delle riunioni dove tutti mettono le, le proprie idee e quindi diventa una cosa dinamica, non solo una cosa unilaterale, non siamo degli schiavi esecutori, ma Insomma, è una cosa... Tanta creatività. Esatto, mm? esatto. E più teste danno sempre dei risultati migliori rispetto a solo una testa o due teste. E hai portato qualche idea anche dal Brasile? Ma eh, abbiamo fatto poi dalla, al nostro rientro dal Brasile, abbiamo fatto perché era venuto a darmi una mano anche un mio collega, e abbiamo fatto la quindicina brasiliana, che è un menù che facciamo la sera, molto più meno gourmet, ma comunque curato e varia di, di mese in mese questo, questo particolare tipo di menù e abbiamo fatto dei piatti brasiliani, quindi con, con delle, degli spunti presi proprio dal nostro viaggio in Brasile. Le, il piatto poi viene completato con un'acqua di, di arancio che viene poi spruzzata sopra la preparazione e con una po' di polvere di oro. veramente bellissimo e questo è il risultato finale senza esagerare sembra proprio un quadro no? non solo un piatto non solo <ride> questo è la, il bello di questo dolce è che non ha eh, gusti classici, non ha un gusti un dolce persistente, è una, un dolce fresco che presenta ehm, delle particolari note delciamo a mettere sì. un po' a favore di telecamera perché è liquido quindi non si riesce più di un tanto, però insomma sono sicura che i nostri telespettatori esatto. riusciranno. E quindi questo ha una dolcezza sua, naturale, non, ha, non, ha un dolce, non è un dolce stucchevole come molti dolci sono... Ehm. Che utilizzano zucchero raffinato, certo. poi il risultato finale è che si ottiene un dolce stucchevole, in questo caso un dolce più, più fresco e più più gradevole, secondo il mio punto di vista. Certo, ma sicuramente anche soltanto pensando agli ingredienti che ho utilizzato. Esatto. C'era forse un altro modo di impiattare alcuni degli ingredienti che mi dicevi? Ehm. Beh, c'è la possibilità di variare anche l'impiattamento. Mm -hmm. Infatti, nel, nello studio del di questo piatto ci sono le varie prove ah, di trattamento. Okay. Quindi anche all'inizio si pensava di fare una cosa un po' più disordinata, e poi invece, con uh, varie, mh, pro, vari tentativi, varie prove, siamo arrivati a questo risultato finale, che è una, un risultato, comunque che ha un disordine ordinato, perché le cimette, per esempio, sopra vengono messe eh, in un modo casuale che però alla fine eh, danno un risultato comunque gradevole e ordinato. Beh, a questo punto, che dire? Eh, complimenti veramente per l'ottimo e bellissimo lavoro fatto, per, tra l'altro, per noi oggi. Quindi, ti ringraziamo per Grazie la tua disponibilità. E, mh, volevo ricordare ai nostri telespettatori che siamo alla Gioia Academy, che esatto. è una scuola legata al ristorante Gioia di Milano, che è l'unico ristorante in Europa vegetariano stellato. Siamo stati in compagnia di Davide Larise e quindi a questo punto io rinnovo l'invito ai nostri telespettatori di continuare a seguire ricette per vivere bene. Abbiamo ancora tante, tanti piatti da preparare con voi, per voi. Grazie, Davide. Grazie a voi. E grazie a voi. And my heart beats so that I can hardly speak And I seem to find the happiness I seek When we're all together dancing cheek to cheek Heaven, I'm in hell And my heart beats so that I can hardly speak and we're all together dancing cheek to cheek.